di front office che comunque è fatta da personale preparato. Fatta da guardie giurate o da inservienti? Diciamo preferibilmente da guardie giurate non abbiano la divisa. Ma siano armate? Penso di no. Guardie giurate non in divisa e non armate possono bastare? Noi riteniamo che questa scelta sia l'unica possibile, dal punto di vista culturale, ma anche, come dire, dal punto di vista della validazione scientifica, perché gli psichiatri ci hanno chiesto appunto di non militarizzare l'accesso ai luoghi di cura. Al termine del comitato, convocato in prefettura all'indomani dell'omicidio di una psichiatra da parte di un paziente, tocca al direttore generale della ASL e all'assessore regionale alla salute illustrare le misure che verranno prese dalla regione. Saranno installate anche telecamere negli spazi comuni, dei centri e pulsanti nelle stanze per dare l'allarme alle forze dell'ordine. I centri di salute mentale a Bari saranno ridotti da 14 a 7 ma funzioneranno dalle 8 alle 20, accorpando il personale in modo che si eviti che in un ambulatorio ci siano solo donne. In quello di via Tenente Casale ieri erano in turno medici donne. A qualche ora dall'omicidio il prefetto di Bari è andato dalla sorella della dottoressa Labriola per farle le condoglianze a nome del Presidente della Repubblica. Oggettivamente è stato un momento veramente tragico, drammatico, perché vedere questa bambina, perché la piccola era proprio veramente disperata e distrutta e non accettava proprio l'idea che la madre non ci fosse più.